caso de que tú me llames. Después del huracán viene la calma. Eso dicen para... I due artisti Marinella Montanari e Gianni Brunetti hanno scelto un numero come titolo della loro prima doppia personale insieme, una tappa storica per un sodalizio di lunghissima data che si è tenuta presso l'associazione culturale Due Punti Lab di via Solferino 19 a Bologna. Raccogliamo la sfida e partiamo dai numeri. Marinella e Gianni si conoscono dagli anni 60, quando lei era una giovane grafica e lui responsabile di un ufficio pubblicità. Oltre 40 anni dopo si ritrovano insieme un giorno di ottobre, precisamente l'11 dell'anno 2013, per raccontarsi l'un l'altro, attraverso le loro opere, a che punto sono oggi, in una bellissima conversazione visiva che non può non coinvolgere il visitatore in un turbinio di parole, colori, materiali, forme, ironia e satira. Entrambi accomunati dal riutilizzo di materiali quotidiani, in una personalissima interpretazione del ready-made, utilizzano la carta come strumento base per il loro linguaggio. Lei, Marinella, incessante esploratrice della materia, usa riviste e rotocalchi che ripensa, stroppiccia, ritaglia, reinventa, ricolloca, innesta in altri oggetti, mescola con altri materiali, in un'esplosione di fantasia e creatività pura, assolutamente contagiosa. Lui, Gianni, raccoglie quasi amorevolmente vecchi quotidiani e li trasforma in tante palle a cui riassegna, utilizzando gli oggetti più disparati, nuovi significati, portando avanti una riflessione sul concetto di notizia del mondo di oggi, che cambia e si aggiorna in tempo reale e dopo un minuto è già vecchia, per evidenziare, in maniera ironica e dissacratoria, quanto sia sproporzionata l'ansia comunicativa rispetto alla durata delle notizie. Materiali simili, usati in maniera totalmente differente e con risultati diversi, ma i due artisti si capiscono benissimo e dialogano tra di loro alla perfezione, perché alla fine è il mondo intorno a loro che osservano, senza mai stancarsi, anzi, comunicando a noi quanto amano starci. Gianni e Marinella insieme, insomma, un cerchio che si chiude, anzi, un bellissimo girotondo al quale si invitano a partecipare con un modo garbato, e il loro entusiasmo mai sopito. Difficile smettere, vero? De que tú me llames.